Io ringrazio lo Spirito Santo perché vi ha suscitato nella Chiesa e nella società. Sono convinto che il vostro carisma è essenziale nel percorso che affrontiamo come popolo di Dio e che dobbiamo vivere nel confronto con le sfide che ci muove il mondo contemporaneo. Vi invito perciò a diventare sempre di più e sempre meglio voi stessi, secondo il disegno di Dio, perché possiate continuare a vivere questa grazia che il Signore vi consegna e perciò essere visibilmente, concretamente, una benedizione nella comunità ecclesiale e nella società civile. Maria è madre, maestra e modello dell'alleanza, perché lei è la donna della parola, la parola che lei si è fatta carne per opera dello Spirito Santo. Maria è anche colei che la parola l'ha vissuta fino in fondo, è parola vissuta, parola consegnata. L'identità di Maria è raccolta nella risposta che dà all'angelo nel momento dell'annunciazione: avvenga di me secondo la tua parola. E l'ultima frase di Maria riportata nel Vangelo è detta alle nozze di Cana: fate quello che vi dirà. Dice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium: lei è la madre della Chiesa evangelizzatrice e senza di lei non possiamo comprendere pienamente lo spirito della nuova evangelizzazione. Maria è la donna della Pasqua. Nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco, con una intuizione originale, scrive: ai piedi della croce, nell'ora suprema della nuova creazione, Cristo ci conduce a Maria, ci conduce a lei perché non vuole che camminiamo senza una madre. La comunità cristiana aveva già elaborato la formula ad Jesum per Mariam, andiamo a Gesù attraverso Maria. Papa Francesco ci spalanca anche questa finestra sulla teologia mariana, dicendo ad Mariam per Jesum, cioè Gesù ci porta a Maria perché sa che l'umile Vergine di Nazareth, come madre e maestra, ci insegna ad essere discepoli autentici, capaci di amare come Lui ci ama. Infine, Maria è la donna della Pentecoste, scrive Papa Francesco: con lo Spirito Santo in mezzo al popolo sta sempre Maria. Dunque Maria non sta solo lassù, perché è assunta in cielo. Maria continua a stare qua giù tra noi attraverso l'azione dello Spirito. Lei, continua Papa Francesco, radunava i discepoli e così ha reso possibile l'esplosione missionaria che avvenne a Pentecoste. L'effusione dello Spirito che accadde a Pentecoste deve riattuarsi oggi nella nostra concreta esistenza personale e comunitaria. Abbiamo bisogno di Maria per lasciare che lei ci riunisca e ci renda pronti a seguire Gesù e a stare là dove Lui ci conduce. Dice Papa Francesco: come una vera madre, lei cammina con noi, combatte con noi ed effonde incessantemente la vicinanza dell'amore di Dio. È alla scuola dell'umile Vergine di Nazareth che impariamo a riconoscere e testimoniare la nuova ed eterna alleanza in Gesù, il Dio fatto uomo, via, verità e vita, l'Alfa e l'Omega, colui che era, che è e che viene, l'Onnipotente. Sappiate che sto a vostro fianco, carissimi
fratelli del rinnovamento dello Spirito, e sono certo che la vostra preghiera accompagnerà il mio ministero, non semplice. Condividiamo insieme il sì detto a Dio, che vuole essere un eco dell'Amen di Maria, sapendo che l'Onnipotente compie grandi cose dove ritrova il segno e la presenza di colei che in tutto e sempre ha realizzato la volontà di Dio sulla sua storia. Che lo spirito dell'alleanza, colui che ci fa comunione e ci rende capace di costruire la comunione, renda la vostra esistenza una parola detta nella Chiesa e anche alla Chiesa di oggi, e vi renda portatori della pace e della letizia che solo il Vangelo può accendere nei nostri cuori.